Uffa, perché non mi risponde? Eppure è il numero giusto. Katniss, dove sei? Sei tu, Peta? Sì, eccomi. Peta, sei un'arma di distruzione di massa. Scusa, Kat, non lo faccio apposta. Hai dei problemi? Sì, non riesco a contattare Marionetta Matta. Gli avevo chiesto di disegnarmi in versione manga. Serve per la rivoluzione. Voglio attaccare dei manifesti. Peta! Sì! Peta, sei una cloaca vivente. Fai qualcosa, cavolo! Scusa... Va bene. Senti, controlla anche tu. È questo il numero di Marionetta Matta, vero? Mi pare di sì. Sì, sì, è proprio questo. Peta, sei un diserbante per esseri umani. Guarda, se mi sposo con te e mi scorreggi dentro le lenzuola, ti giuro che ti attappo quel buco con una freccia. Scusa, Kat. E va bene. Ma che starà facendo quel matto di Marionetta Matta? Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti nel primo video dell'anno 2015 di Marionetta Matta. Anzitutto vi auguro ogni bene e un 2015 scoppiettante, pieno di emozioni, di cose da fare, belle da vivere e soprattutto di disegni da creare. In questo anno avremo tante cose da fare insieme, però direi di cominciare con la seconda parte del tutorial base del programma Paint Tool 6. Nello scorso video ci eravamo lasciati con metà strumentazione ancora da spiegare e quindi oggi ci occuperemo proprio di questo. Vi farò vedere principalmente la strumentazione sul colore e i vari pennelli a disposizione del programma. Inoltre cominceremo a fare delle piccole regolazioni sullo strumento pennello, appunto per poter ottenere una linea perfetta. Quindi bando alle ciance e cominciamo con la seconda parte di questo tutorial. Paint Tool 6 ci dà la possibilità di inserire 6 diversi tipi di menu di colore. Sono cliccabili da qui. Io in questo momento ho selezionato solo il primo, che è questo cerchio, la palette dei colori, e praticamente il quinto e il sesto. Noi, se volete, potete aggiungere anche questi altri. Io non li ho trovati particolarmente utili, invece questi tre li trovo particolarmente utili. Che cosa sono? Il primo, lo abbiamo già detto, è la palette dei colori, quindi molto semplice, intuitiva. Nel cerchio esterno andiamo a selezionare il tipo di colore e nel cerchio interno andiamo a selezionare le sfumature su quel colore. Semplicissimo. Quest'altro menu invece è molto importante perché vi permette di aggiungere in questi quadratini tutti i colori che voi volete. In questo modo voi potrete selezionare delle palette di colori. Io per esempio che cosa ho fatto? Mi sono creato delle palette di colori della pelle. Vedete? Questo è un tipo di pelle, questo è un altro tipo di pelle e via dicendo. Io ho selezionato 4 tipi diversi di pelle e in questo modo quando devo fare dei disegni io vado direttamente a cliccare qui per poter appunto trovare subito il colore della pelle adatto. Chiaramente questo è il colore neutro, poi abbiamo il colore più scuro e andando sempre più a scurire. Questo è un po' il discorso. Per inserire un colore qui dentro basterà sceglierlo e una volta che l'abbiamo scelto clicchiamo su uno di questi quadratini con il tasto destro del mouse e clicchiamo Set e lui ce lo inserirà. In questo modo noi avremo sempre a disposizione questo colore. Se vogliamo invece cancellarlo, tasto destro del mouse, Remove. La terza schermata dei colori è più intuitiva perché vi permette proprio come se fosse una vera e propria tavolozza di pittura, quelle che si usano, insomma, che usano i pittori, vi permette di inserire dei colori dai quali poi andare ad attingere direttamente con il pennello. Quindi anche questa è una cosa molto molto simpatica e utile. Scendendo più in basso abbiamo 3 possibili strumenti di selezione: lo strumento rettangolare, lo strumento lasso che ci permette di selezionare in maniera manuale e lo strumento bacchetta magica, che è quello classicissimo che troviamo anche su Photoshop. Poi abbiamo 2 diversi tipi di colore, colore primario e colore secondario, e poi abbiamo qui il contagocce per poter scegliere il colore. Vedete, io adesso vado sul blu, clicco con il tasto sinistro del mouse e lui in automatico mi va a trovare, vedete, il colore che io ho selezionato. Adesso vado sul rosa, ok? Quindi lo strumento contagocce è molto importante perché ci permette di riprendere un colore che magari abbiamo perso, ok? Poi abbiamo la manina che serve per spostare il foglio, vedete? Poi abbiamo questo pulsante che serve per ruotarlo, sempre attraverso il mouse. Poi abbiamo lo zoom,
che ci permette appunto di zoomare in avanti oppure indietro. Per zoomare dalla tastiera dovremmo spingere spazio più Alt destro e clicchiamo con il mouse per andare a diminuire lo zoom, e spazio più Ctrl e clicchiamo con il mouse per andare ad ingrandire. Ok? Infine abbiamo le freccette che servono appunto per muovere il livello che stiamo utilizzando. Ecco, io adesso sto muovendo la pelle del personaggio, una cosa abbastanza terribile. Riposizioniamola con Ctrl più Z. E poi abbiamo tutta una serie di strumenti. Questi sono i pennelli che ci dà appunto Paint Tool 6 di default. Io oltre a quelli di default ho aggiunto questo matita che me lo sono creato praticamente da me. Poi nel tempo vi spiegherò come si creano i pennelli. Però insomma qui abbiamo tutta una serie di pennelli molto, davvero molto interessanti, che in questo momento non vi spiegherò perché sennò andremo ad allungare troppo il video. E poi diciamo io clicco adesso su Ink Pen e vi faccio vedere che si apre praticamente un'altra schermata. Questa è la schermata delle opzioni per il pennello che abbiamo selezionato. E qui abbiamo allora la possibilità di selezionare la modalità di colorazione normale o moltiplica, che appunto permette di andare a sovrapporre il nostro colore con quello sottostante, del livello sottostante. Poi abbiamo qui la possibilità di scegliere il tipo di punta, la vogliamo rigida oppure la vogliamo morbida. Più la punta sarà rigida, più il colore sarà, ve lo faccio vedere, netto. Più invece sarà morbida e più sarà, vedete, sarà sfocato ai margini. Poi abbiamo Size che vi permette appunto di ingrandire o rimpicciolire le dimensioni del pennello. Poi abbiamo Mean Size che vi permette di andare a regolare la pressione della punta grafica. Questa è una cosa molto importante. Quando l'impostazione sta al 0% vuol dire che la pressione sarà molto intensa, poi più andiamo a salire e più la pressione andrà a diminuire. Poi abbiamo la densità, cioè l'opacità del nostro pennello, e infine abbiamo la possibilità di scegliere e il tipo di pennello cliccando su questo menu a tendina e ancora più sotto se inserire una texture direttamente, quindi una trama direttamente sul nostro pennello. E quindi andare praticamente a lavorare direttamente con una trama. Bene, il tutorial finisce qui. Come avete potuto vedere, ci siamo occupati delle nozioni basilari che servono comunque, sono assolutamente essenziali per poter avere già un colpo d'occhio su tutti gli strumenti di questo importante programma di disegno digitale. Dal prossimo video andremo un pochino più in profondità nel programma e ci occuperemo appunto del disegno digitale vero e proprio. Quindi vi insegnerò a creare un foglio perfetto, quindi un foglio che non sgrana neanche se lo allargate tantissimo, e altri particolari inerenti appunto al foglio digitale. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi chiedo la cortesia di condividerlo nei vari social network perché questo è l'unico modo per potermi far conoscere un pochino di più nel web. Se avete domande da farmi, fatemele tranquillamente, io tanto vi rispondo sempre, forse con un po' di ritardo, però vi rispondo sicuramente. Se volete inviarmi i vostri disegni, le vostre creazioni, potete farlo attraverso la pagina Facebook Marionetta Matta oppure attraverso la mail marionettamatta@outlook.it. Quindi non mi rimane che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Vuoi essere sempre aggiornato sul canale Marionetta Matta e non perdere nessun video? Vai sull'ingranaggio di fianco all'iscrizione, cliccalo e spunta la voce Inviami gli aggiornamenti. In questo modo, ogni volta che Marionetta Matta farà un video, ti arriverà una notifica.